La falce non si batte così. Amici di Laurentini, in Cauria, campionati italiani sprint. Ci prepariamo a un'altra dura giornata di lavoro. Laurentini mi fa pensare quale strada giusta sarà. Se tutto il giorno te devi segar con la falce, alla sera ti si pensa. Purtroppo tanto stanco. Come dice l'esperto, non è il mio lavoro. Andiamo sul campo gara. Quella lanterna là. E mi sento solo, correndo nel bosco. Come un... Per provare a spiegare meglio l'orientering oggi, il prezioso supporto di un coach d'eccezione, il tracciatore Walter Bettega. Mi fa impazzire, correndo. Come vedete adesso siamo al punto 118, Laurentini mi fa sta funzionando la lanterna e adesso andiamo al prossimo punto. Per andare dal punto 151 al 129 ci sono tre scelte di percorso diverse e lo scopo di orientamento è quello di percorrere la strada più corta nel minor tempo possibile. Avevo una mano. E una bussola, cercando quel punto, quella lanterna là, mi muovo leggero nel mio sentimento, come un airone perso nel blu. Laurentini mi fa impazzire, correndo forte fino a morire. A pensare quale strada. Dopo questa entusiasmante giornata di orienteering, adesso lasciamo la voce ai protagonisti. Andrea Seppi, campione italiano sprint, complimenti. Grazie mille. Beh sì, sono contento, sono campione italiano, sono contento. Penso che ho fatto una buona gara, e, diciamo, è stata una gara abbastanza combattuta comunque, anche se poi i distacchi sono stati abbastanza ampi. Io credo di aver fatto una gara abbastanza pulita, salvo un errore su un punto, e sono contento perché era un terreno che non è proprio il più adatto alle mie caratteristiche, quindi essere stato competitivo anche in questa gara qua penso che sia un buon segno verso poi le gare internazionali di quest'anno. Partire da favorite ma mantenere le aspettative? Sì. No, sono partita senza farmi pressione, penso che era il metodo giusto, che è spesso il mio punto debole e no, ci sto lavorando, penso che pian piano ci arrivo. Mi fa pensare quale strada giusta sarà. Questo è il riassunto della nostra giornata dei campionati italiani. Ma cosa manca per essere un vero comunicatore federale? Laurentini mi fa impazzire. Amici del Laurentini, alla prossima!